Ma se mi dai la possibilità di citare, gatti, spostatevi. Io ne approfitto. Quindi devo cercare di non farmi tirare di sotto. Eh certo, è la fetta di culo pure. Un attimo. Ma perché il golfista suicida me lo devo trovare sempre io? Lonino, bastava colpire l'auto, razza di imbecille. Sto per esplodere. Sto per esplodere, datemi un attimo. Per caso i pianeti hanno dei campi gravitazionali? Oh sì. Ma mandatemi su Marte direttamente e poi io vi mando a ci siamo capiti. Ui! Ah, però sono bombe queste. Vai al centro. No, vabbè. Vai. Oh, questo è bello. Questo è bello. Siete dei pezzenti. Salve a tutti, io sono TheLoneGamer e bentornati su What The Golf 2024 Edition. Signori, siamo qui con effettivamente un altro episodio, nonostante la prima puntata sia andata di merda. Inoltre ho scoperto che hanno aggiunto nuove modalità che credo non ci fossero ai miei tempi. Forse c'era questa, ma quella sulla neve non me lo ricordo. C'ho effettivamente i big dubbiozzi e un sacco di rutti nel corpo. Ho appena finito di pranzare dopo che mi hanno trapanato due denti stamattina. Lasciamo stare che è meglio. Allora, ci stavamo divertendo nel magico mondo del calcio, sto per dire del golf. Oh, oh, un attimo, datemi due secondi che devo rientrare in modalità porchi supremi. Porca la miseria, ragazzini, avete veramente... Ma porco, dicevo, avete veramente rotto le palle. Aspetta, anzi, la palla in questo caso, no. Ti cazza buboli tuoi. Madò, mi sto triggerando malerrimo. Aio, emo, basta, veramente. Oh, oh, proprio suscita. No, no. Ok, devo cercare di tirare lateralmente. Perfetto, perché tanto qui, ragazzini, di M. Oh, no, c'è ancora il portiere. Portierizzami sta ciolla, ragazzini, è merda. Questa non mi è piaciuta ma proprio per niente. Ok, vediamo di allenarci che c'è la partita dell'Italia. Beh, cos'era l'obiettivo? 8 tiri al massimo. Ecco, questa ragazzi. Ah no, mi sa che devo colpire i ragazzini. Ah ok, avevo capito bene. Sì, l'obiettivo è colpire i ragazzini. Dovrei forse ricominciarla per semplificarmi la vita. Una persona con un minimo di sale in zucca, beh, ragazzino di M, farebbe esattamente ciò. Ma il telone, a parte che ho notato adesso che è una palla da bull. No, è una palla da calcio nera, scusate. Pensavo sia una palla da bowling. Dicevo, ma il telone non è mai stato l'omento più furbo del circondario. Devo prendere anche i gatti, vero? Mi sono accorto solo adesso che c'erano anche quelle tenere adorabili bestiole di Satana. Perfetto. Ragazzino di M, sei ancora vivo? Tranquillo, ci penso allo zio telone. Direi a posto. Ce n'era uno lì dietro. Grandissimo pezzente. Il telone, lo zio telone non capiva. Allora, per un secondo. No, devo scendere. Ah, la pallina vince. Comunque me l'ha conteggiato come valido. Ok, è stata una partita confusa. Segna un gol. Vabbè, sarà come la modalità dello scorso episodio. Quindi dobbiamo lanciare la palla. Che tiro perfetto. Da un ragazzino all'altro, se dovessi ipotizzare. Vai. Uno dei ragazzini. Oh, mia miseria, ladra. È volato di sotto. Che Lonino la devi temporizzare. Lonino la dovevi temporizzare bene. Avevi un solo compito. Ti sei dimenticato che se smetti di premere il tasto lui lancia la palla. Idiota. In mia difesa, se non avete mai giocato a What the Golf, non potete capire che casino siano gli stracocchio di comandi. Vai. Bravo, bravo, bravo. E gol, e gol, e gol, e gol. Mamma mia. Possiamo smettere col calcio che mi ha veramente rotto le palle. Nel vero senso della parola. Ok, grazie della coroncina. Ah, non posso andare di qua? No, a quanto pare è cresciuto un po' di vegetazione. Ok, vediamo di aprire anche la porticina extra. Cosa mi sbloccate di bello? Oh, giustamente un pallone da calcio. Lon, che cocchio ti aspettavi di trovare? Sì, grazie, come avessi accettato. Accetto io la nonna, ma porca la miseria. Anzi, te la affogo nell'aceto. Ah, ok. Ah, sì, abbiamo attivato quindi anche il secondo interruttore. Vedo delle auto e vedo degli incidenti in alto a destra. Perfetto, quindi direi di passare agli incidenti. Qua siamo nello spazio. Sì, ho la vaga impressione che siamo nello spazio. Allora, qui qualcuno si è smazzuccato malissimo. Quindi, buongiorno. Perché non riesco a passare? Ah, ok, grazie. No, devo passare e entriamo nel prossimo livello. Allora, vedo un sacco di barili esplosivi e sta cosa non mi piace. Che succede se colpisco la macchina? Oh! Oh! Si triggera male e poi si suicida. Buona sapersi! Ok, grazie, gentilissimo automobilista, per il par. Invece... Cos'è? Cos'è? Ha solo una mucca, giustamente solo una mucca. Eh sì, però devi calcolare, Lonino, se riesci ad andare al di là degli esplosivi. C'ero quasi. La vacca mi è andata un po' troppo in là. Ancora troppo in là. Sta mucca è troppo leggera. Oh, l'unica mucca che ha fatto la dieta l'ho trovata io. A posto, anzi, perfetto. E invece per la coroncina... Abbatti tutti gli alberi. Beh, in che senso abbatti tutti gli alberi? Perché se... Cosa? Aspetta. Ok, è una macchinina radiocomandata. Oh, ok. Aspetta un po'. No, questo è un casino. Questo è un casino. Perché devi... No. Pensarla un pochettino. In seconda persona, in verità. Non so nemmeno io, perché ho terza persona. Sì, poi sì, è ancora terza persona. Non lo so più nemmeno io. Non avete mai giocato un gioco in seconda persona? Sono veramente assurdi. Porca la miseria. È un'esperienza
abbastanza particolare. Sì, ok, vittoria, ce l'abbiamo fatta. Una coloncina abbastanza particolare. Sì, questi episodi non sono iniziati bene. Ok, scusate, permesso. Fatemi passare, sono una pallina impegnata. Aio! Ma no, devo solo dalla parte sbagliata. Levatevi. No, devo andare di qua. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho. Che succede? Sono esploso, ma forse sono entrato nel livello. Allora, se dovessi ipotizzare, dobbiamo colpire la macchina con molta delicatezza. Perfetto. Fammi dall'altra parte, non colpi... Oh, oh. No, 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 no. Ok, per un secondo ho temuto il peggio. Ecco qui, e vammi di là. Perfetto, temevo che l'esplosione mi avrebbe sparato la pallina dall'altra parte della mappa. È giunto il momento del par. Ok, par in 4. Più complicato del previsto, colpisci la macchina. Perfetto, non esagerare in termini di potenza. Togliti dalle palle l'altra macchina. E... direi che mi sono appena giocato il par, vero? Lo prendo come un sì. Ma porca... Lonino, la delicatezza, la finezza e il porco cane. Siamo in parte al barile, quindi sono fregato comunque. Poi sarò pirla pure io. Scusa, ma se mi sparo dall'altra parte e evitiamo di palpeggiare macchine e qualunque altro oggetto... Non so perché me la sono andata a complicare. Non avete idea delle volte che l'ho dovuta rifare? Non è la coroncina. Ok, ribalta 8 gatti per vincere. Ok, ma se vado troppo vicino agli esplosivi volo di sotto... Lonino, bastava colpire l'auto, razza di imbecille. Ok, la maggior parte dei gatti si sono virtualmente suicidati da soli. Quindi basta che diamo una botta e via all'ultimo gatto, con la coroncina peraltro. Mia la coroncina, spostati! L'ho fatta in maniera sbagliata, ma il risultato è stato lo stesso. Un trionfo veramente ineccepibile. Ma se ti palpeggio a te... No, questa era... Sta... Bile, Lonino! Cala miseria, mi si è sparata... Oh no, credo di aver bagato la pallina per un secondo. Allora, se colpisco l'auto, però rischiamo che la mia pallina vada indietro, quindi ci devo... arrivare in maniera molto tattica e furbina. E vabbè ragazzi, ma che boom. Ma ti boomizzo io la nonna boomer. Allora, per il par, 2 colpi. Vabbè, stessa identica cosa devo fare. E... ma no! Io ve l'ho detto che è un gomblotto internazionale. No, linea troppo potenza. Va bene comunque, l'accettiamo molto ma molto passivamente. Vabbè ragazzi, best golfista del mondo. E con una voce molto ma molto sexy. Ma vabbè, dettagli. Fai esplodere tutti i barili. Questa è peggio. Allora, in teoria, se colpiamo gli alberi, inneschiamo una reazione a catena. E fin qua tutto bene. Ora dobbiamo fare la stessa cosa. Anche da questa parte. Aspetta, non ho troppa potenza. Devi solo spingerlo un po' in là senza suicidarti. Il senza suicidarti è una parte molto, ma molto importante. Oh, ma dai. Di tutta la nostra equazione. Ok, l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Incredibile, ma vero. Ok, ho pensato dopo che potevo usare me stesso. Perché tanto una volta esplosi tutti, ti considerava la challenge completata. Cosa c'è? Oh, ci sono altre sfide di qua? Beh, davvero? Ah, non mi ero accorto. Allora, sembra che le auto siano un problema in sto cocchio di livello. Sono tutte puntate nella mia direzione, vero? Quindi devo cercare di non farmi tirare di sotto. Domanda da $1 milioni, ma se io tipo rimbalzo su quella, tipo così. No! Abbiamo messo sotto anche il gatto, povero piccolo stellino, che era innocente effettivamente. Ok, ora posso passare. Io la delicatezza a posto. Ok, ora facciamo attenzione perché rischiamo di innescare una sorta di reazione a catena. Cioè, che succede se faccio sta minchiata? Oh no, oh no. Ok, credevo che facesse partire quest'altra auto, quindi possiamo andare di qui. No, 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 no. Ma porca, è una mia impressione o la curva di difficoltà è aumentata esponenzialmente? Ok, va tutto bene, non è successo nulla. Sto avendo di quelle botte di culo considerevoli, non dico nulla. E ora possiamo andare dritto in buca. Il par di questa mi farà tirare un bel po' di porchi, ve lo garantisco. In quanti colpi? In 3? Fetta di culo, no, è fattibile, non dico di no. Ma è fattibile in un sacco. Aiutatemi a dire veramente proprio un sacco. No! Di tentativi. Ecco, questa me l'ha un pochettino fregata. Se tipo mi sparassi ad altissima... Oh mio Dio, ha funzionato, vi prego. Non deviatemi la traiettoria. No, vabbè, con un tiro in meno. Ogni tanto al telone gli ripartono i neuroni. Parcheggio vietato. Ah, ci dobbiamo ora liberare di tutte le auto. Quindi... Ok, sfida abbastanza fattibile. Cercando di non tirarci la zappa sui piedi. Ottimo. Cerchiamo di colpire le auto da dietro senza farci buttare. Disata. Ok, restano proprio le ultime. Piano, Lonino. Non fare minchiate. Bravissimo, Kronk. Qui una. Qui due. E... ok, devo solo pazientare. Si dovrebbero suicidare... Si dovrebbero suicidare da sole. Diamo la colpa ai denti trapanati. Non al fatto che ho dormito 3 ore e mezza stanotte, ma vabbè, dettagli. Allora...
Scusate, non per essere critico, ma sto campo da golf non mi sembra molto a norma. Ci sono giusto un po' di barili esplosivi. Allora, rimbalziamo fino all'albero laggiù. Uff, ci possiamo quasi entrare dritti. No! Porca la miseria, aspetta. Spostami un po' più in là, cortesemente. Che ho fatto? Era calcolato. Vabbè, ma era qui la bolla buca. Non mi ero accorto. E io tranquillo sono andato là. Vabbè, ma non l'avevo vista fin dall'inizio. Sono messo così tanto male. E buca in tre. No, possiamo riutilizzare la stessa tattica. Vediamo un po' se riesco anche a rimbalzarci. Non era proprio il punto migliore della vita, ma lo accettiamo molto passivamente. Piano, Lonino, non esagerare. No, va bene, se il gatto non mi devia la pallina, il gioco è fatto. Ok, 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 ok. Andiamo di Coronchina. Nutri la buca. Che vuol dire nutri la buca? Che vuol dire nutri la buca? Ma sono una buca io. Ora mi sono accorto. E cosa devo dargli da mangiare? Altre buche? Oh, mazza. No, gioco, ci vorrà una vita. Cioè, ti rendi conto che cocchio vuol dire starsi a mangiare tutte le buche creando una super buca? Ok, in mia difesa la super buca, più è grande e più è difficile che gli esplosivi abbiano un vero e proprio impatto su di lei. Teoria non corretta, teoria non così tanto corretta. È incredibile il numero di esplosivi che ho schivato. Posso essere onesto con voi? Io queste mappe non le ho mai viste. Porca miseria, aspetta! Aspetta, ho fatto un errore. No, no. Porca miseria. Dicevo, davvero, queste mappe non le ho viste. Oh, non abbiamo fatto i livelli precedenti. Orco canaglia, ma tutto che esplode. Giuro che se dopo tutta sta fatica... Ah, è bastato, è bastato. Dicevo, se dopo tutta sta fatica mi butti lì sotto, tiro tanti di quei porchi. Ok, abbiamo creato la super buca. A posto, ora dovremmo poter passare. Mi hanno preso tutte le coroncine, no? Che poi mi vengono i big dubbio. Sì, esistenziali, mi sono esplose cose. Ma non ne parliamo mai più. Allora, no. Ok, questa è complicata. Devo arrivare dall'altra parte in un sol tiro. Cioè, ragazzi, solo il telone riesce a prendere in pieno il barile che passava di là. Ok, per un secondo ho ottenuto il peggio. A posto. Il par, probabilmente. Mi ero spaventato per la macchina. Perché c'è un gatto? Devo colpire i gatti, vero? Ribalta 5 gatti per vincere. Ok. Ciao, ragazzino. Aspetta che intanto colpì. Non era quello che volevo fare. In verità volevo proprio colpire il gatto. Senza colpire i barili che poi volevo... Aspetta, ma è un pallone da calcio. Quindi lo posso colpire in continuazione. È la big tattica della vita. Letteralmente posso fermarmi e continuare a sparare in qualunque direzione la palla. Perfetto. Ok, ok, ok. Una volta tanto mi avete dato un livello semplice. Colpisci la bandiera. Ma sono un barile. Se qualunque cosa mi colpisce è finì. E questa... Cos'è successo a quella macchina? Allora, cerchiamo un punto sicuro. Aspetta. 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 Qualunque cosa io colpisca. Aspetta che poi parte la macchina all'improvviso. Ah, sì, verso l'infinito e oltre. Certo, quando i veicoli vogliono palpeggiarti, è normale che ti salgano i peggio porchi. Allora, aspetta, lì. Anche gli alberi, giustamente anche gli alberi. Allora, devo passare di lato. Ok. Devo rallentare un po' perché sono troppo veloce. Allora, andiamo un po' avanti, appena la macchina si attiva. No! Ci hai provato? Ci hai provato, bastarda? Ok, il problema è che ci sono i pezzi dei barili in giro. No, contano anche quelli, non vale, dai. Ok, passagli di lato, perfetto. Il tratto finale è quello che mi spaventa maggiormente. Vabbè, ma devo andare controcorrente. Eh certo, e la fetta di culo pure. Un attimo. No, questa non la completerò mai in nessun universo parallelo. Il problema più che altro è la prospettiva, gente. Che poi sono scemo pure io, mi sa che mi conviene andare tipo al centro. Più che altro è difficile calcolare il momento esatto in cui andare. Ah, il suddetto centro, vai, vai. No, no. Non mi deludere adesso! Non mi deludere adesso che ci ho messo troppo tempo a arrivare qua. Perché i livelli sono così difficili oggi? No, io davvero, se tipo sta sfida qua non l'avevo proprio mai vista. Aspetta, che ce l'ha... No, sto andando in qua... No, devo... Fammi... Ma porca... Aio, macchina, levati dalle pa... No, lo so, e sto cercando di andarci. In mia difesa sto cercando... Sono tutto andato come calcolato. Allora, una normale partita di golf per davvero? No. No, Ciccio, per favore non spararti. Ma perché il golfista suicida me lo devo trovare sempre io? Arrivederci. Ok, tentativo numero 2. Cerchiamo di non pigliare i barili. Disse il telone prima di pigliare un barile. Ok, questa volta è andato decisamente molto meglio. Aspetta, se il tipo non si ferma è un casino. No, ok, l'ananas non dovrebbe essere esplosivo. Ci sono un sacco di cose brutte lungo il percorso. Allora, dobbiamo arrivare laggiù. Mi sto già preparando per il par. In un modo o nell'altro. Ma superati i barili iniziali sei a posto. Più che altro adesso il casino è pigliare la bandiera. Ok, KO. Sì, era un po' imbriaco molto probabilmente quella mattina. Gioco, grazie, vorrei rientrare.
alla stessa gara di prima, solo che sono 5 tiri. Allora, ci spariamo prima di tutto. Vai, caro. Un po' di là. Che punto di M, ma neanche troppo. Poi cerchiamo di spararti più o meno dritto. Cerca di non pigliare ogni singolo oggetto presente sulla mappa. Se non chiedo più di tanto. Ma è un casino comunque. Provo a spararmi in quella direzione. È andata meglio prima. Ok, io provo, ma non garantisco. Vai, caro. Va. No, vabbè, ragazzi. Sembra proprio una sinfonia di movimenti e scelte del telone che quando mai prima d'ora. Che succede? Perché sei svenuto Ciccio Palina Piccicosa? In che senso? Oddio mio. Oddio mio. Quindi qua, si appiccica tutto. Mi si sta appiccicando tutto addosso. Lo definirei un bel problema. Oh no. E più roba ci si appiccica addosso e più è difficile arrivare a destinazione. Ok. Vabbè, non è che l'obiettivo è farsi appiccicare addosso le robe. E io me la sono andata a complicare probabilmente. Ok, ciuccia. Ok, a posto. Mio piccolo principe. Ho anche buggato il gioco, ma lasciamo stare che è meglio. Ok, devo leggere meglio le didascalie perché ogni tanto vado di deduzione. No, non volevo entrare, ragazzi. Dicevo, vado di deduzione. Aspetta. Aprimi la porta. Sono già... No, una banana nel distributore automatico? Anche no. L'ho già mangiata stamattina, che stracocchio. Allora, cosa volete dalla mia vita? Wow, sono un barile razzo. Aspetta. Ah, devo andare dentro il percorso? Ok, non mi sembra poi così tanto complicato. Ok, più complicato del previsto. Scusa, ma io non posso tipo citarla passando dall'esterno della serie Chicocchio me lo fa fare. E vedi? E vedi? E direte, Lon, ma come? Ma vergognati. Ma se mi dai la possibilità di citare. Gatti, spostatevi. Io ne approfitto. Il par in quanto... Oddio, cosa vuoi stavolta? Mi sa che devo spaventare gli uccellini. Oh, quindi sono obbligato a rimanere sulla mappa. Mi sa che qualche uccellino non l'ho... No, vabbè, la sensibilità è assurda. Perché è automaticamente al massimo. Uccellino, levati dai maroni. Aspetta, aspetta. Vedi, gli sviluppatori Lonino si sono inventati un modo per costringerti a stare sulla mappa. Aspetta. Ok, birdie proprio in questo caso. Ma vabbè, dettagli. Per la coroncina invece colpisci la bandiera. Wow. Cos'è sta roba? No, 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 no. Questa volta si passa volentieri dall'esterno. A posto. Era super mega triggerato male quel cocchio di barilo. Maledetto barilo. Non sei il barilo cui mi ero abituato io in passato. Aspetta, aspetta. Sto per esplodere. Sto per esplodere, datemi un attimo. Datemi un attimo. Oh mio Dio, maledetta polvere da sparo. Ok, non posso sparare in continuazione purtroppo per me. Ce la faccio? Ma per farcela ce la faccio? Però è stato rischioso. Sai che la vita di un barile è molto più pericolosa del previsto. Ok, stessa identica situazioni, ma pari in 6. Certo. E se tocco qualcosa esplodo fra le altre cose. Beh, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Aspetta. Devo calcolare esattamente la potenza. E nulla senza controllo. Aspetta. Dammi ancora un tiro. Troppo. No, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Vai! Fino all'ultimo, lo ammetto, mi sono un pochettino cacato, ma lascia stare che è meglio. Coroncina, batti la pecora. Ma che vuol dire batti la pecora? Ma... come faccio a battere la pecora che esplodo? Ma no, sto per esplodere! Aspetta, è una cagata di proporzioni bibliche! Ok, la pecora fa il giro lungo. Ma porca miseria, la pecora gira lì attorno! Ma cos'è? Ok, devo evitare di andare vicino alla pecora, quindi devo passare un pochettino più a destra. Ok, perfetto, vai. Oh, stavolta posso correggere più volte la direzione. Ok, era fattibile, era fattibile, era fattibile. Ok, possiamo evitare di avere altri barili esplosivi? Porca la miseria, che non sarebbe male. L'ultima parola è famosa, Lonino. Aspetta, sblocca l'oggetto. Sarà un barile esplosivo? Chi lo sa? Ah no, un'auto. O era un barile o era un'auto. Non è che ci fossero state troppe possibilità. E per fietto. Ok, ritorniamo indietro. Giuro che se dopo tutti i porchi che sto tirando la gente non si guarda sta serie de novo... Che poi avrò fatto sicuramente più livelli e più sfide che in passato. Mamma, guardami, sono una pallina nello spazio. Oh mio Dio. Questo c'era, ragazzi. Ok, ho la vaga impressione che sto per tirare uno sfacelo di porchi. Oh, sì. No, vabbè, ragazzi. Ma io vi gioco a golf anche nello spazio? Per caso i pianeti hanno dei campi gravitazionali? Oh, sì. Oh, sì, hanno dei maledettissimi campi gravitazionali. Allora, aspetta, se faccio così... Ok, la pallina fa il giro. Ah, però non devo uscire da troppo dall'atmosfera. Ma se facciamo così... Porca la miseria, speravo che sarebbe stato più semplice. A posto. Mi piace, mi piace, mi piace. Fatemi rientrare. Ho notato adesso che la bandierina si trova su un cavallo con una tuta d'astronauta. Par in uno. Vabbè, basta, facciamo un tiro molto sexy così.
No, assolutamente no. Direi di sparare la pallina con inferiore potenza. No, ma per davvero? Ma è un complotto intergalattico, zio Billy? Più piano. Olè, questa volta ce l'abbiamo fatta. Ah, e cosa volete per la coroncina? Colpisci la bandiera, ma qua c'è la luna che rompe un pochettino le palle. Oddio, questo è complicato. Vediamo un po'. Ok, non è male. Sparamela da quella parte. Ah, non è andata come immaginavo. Allora, cerchiamo di circumnavigare il pianeta in qualche modo. Speravo di fregarti un po' di più. A posto, a posto. Mi contento della vittoria con 8 miliardi 921 colpi. Ok, continuiamo ad esplorare lo spazio. Cos'era questo? Ah, è la nostra via d'uscita, effettivamente. Scusate. Allora, questo è il cavallino di prima. Cos'altro? Devo cercare. C'è un satellite. Aspetta. No, volevo salire sul satellite. Scusate. Sono i satelliti di Elon Musk e tutte cose. Porti pazienza, eh. Ok, siamo il robot che deve andare sulla pista d'atterraggio. Oh, oh. Oh, no. Io ve l'ho detto che col golf sto gioco non c'entrava nulla. Ok, un po' più in qua. Domanda da milioni di dollari. Se atterro con troppa violenza, tu ti incazzi ma proprio una cifra? No. A lui va bene, basta toccare la destinazione. Il pari in quanto stavolta? Pari in 3? Mi pare un pochettino difficile. Ok, vai, 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 vai. Atterra, scendi. Scendi prima. Vabbè ragazzi, ma mandatemi su Marte direttamente e poi io vi mando a Ci Siamo Capiti. Per la coroncina, colpisci la bandiera. Oh merda. Immagino che se colpisco un qualunque corpo celeste, esploderò all'istante. Cerchiamo di non scoprirlo, aspetta. Non colpire. Ma io t'ho puntato in quell'altra direzione. Ok, scivoliamo con molta estrema delicatezza. Porca miseria. Porca miseria, meno delicatezza. Ho usato troppa delicatezza. Ah, i pianeti li posso spostare. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Aspetta. Aspetta, un po' più di potenza. Ok, atterrami lì. Zio Billy è stato complicato. E chi sapeva di poter spostare il cugino di Saturno, porca la miseria. Ok, avanziamo verso le profondità dello spazio alla ricerca di una buca da riempire con la mia pallina. No, questa era un pochettino ambigua. Un barile che non è esploso. Aspetta, aspetta, alien, alien, stai fermo. Alien, stati fermo che non è giornata. Allora, vediamo di spararla in maniera tattica. Se quello mi devia la rotta. Oh, vabbè, ragazzi. Io gioco golf da un pianeta all'altro. Bella, aspetta, aspetta, aspetta. Se facessimo un tiro del genere. Guarda, quasi buca in uno. Non ci riuscirò mai e poi mai nella vita. Perfetto, no. Aspetta, stati fermo. Voglio vedere cosa serve per il par. Buca in uno. Aspetta, ma la pallina. No, sei un pezzente. Ok, si è fermato improvvisamente. E direi che in verità è molto peggio per me. Era meglio prima. Aspetta, aspetta, aspetta. No, ora si è girato dall'altra parte. Forse, forse. No, mi serviva un po' più di potenza. Ok, è buono, è buono. No! L'ho mancata di mezzo millimetro. Ok, devo aspettare che la rotazione sia completa. Dimmi che stavolta siamo perfetti. Siamo anzi, perfetti. Coroncina, cosa vogliono? Pari in uno. Dai. Che poi non ho capito la rotazione in che modo mi aiuta o mi complica il tutto. Io direi di fare una roba del genere. No, ma non mi tornare indietro però. Ok, ok, ce la possiamo fare. Oh, ok, però se mollo. No, ha funzionato. E stavolta ho lanciato lungo. Ok, è bello, è bello, è bello. Ed è gol, è gol. Anzi, cioè, buca, buca, buca. Insomma, ci siamo capiti. Ok, sti livelli spaziali sono da porco supremo intergalattico. La famosa balena nello spazio. Scusate, ma cos'è diventato? Ahsoka all'improvviso? Allora, le lune complicheranno parecchio la nostra esperienza di golf. Perché mi ciulano la palla, mi ciulano la palla. Lune bastarde. Ok, ok, aspetta. Evitiamo di farci attirare di nuovo dalla... dal campo gravitazionale della luna, aspetti. Scusate, posso, posso. No, no, non riavrò mai la mia palla. Ok, bel tiro, occhio che arriva la luna. Ok, stavolta è andato bene, cerchiamo di circumnavigare il pianeta senza dare troppa potenza all'olino. Ottimo, Houston, abbiamo dei porchi. Cos'è sta roba? Cos'è che devo lanciare peraltro, scusate? Ah, devo lanciare questo? Ok, mi sembra. Wow, che casino, ho spaccato lo spazio. Mamma, ho spaccato lo spazio. Ok, io ho fatto quello che mi è stato chiesto, ok? Non giudicatemi. Punto di domanda. Colpisci la bandiera. Ma ci sono gli alieni che mi perculano? Oh, gli alieni stessi hanno un campo gravitazionale. Oh, porca la miseria, sembrava buono come tiro. Ok,
Ok, cerchiamo di non farci fregare stavolta. Bello. Beh, no, vabbè, Loni. Ma chi te senku... No, cioè, vuol dire, ma chi ti batte tutte cose. Allora, gigante rossa. Cosa dobbiamo fare? Non so cosa io abbia appena fatto. Ah, devo praticamente... Oh, ok, ingrandirmi a sufficienza. Ok, era un attimino complicato. Scusate, non sapevo che lo spazio funzionasse in questo modo. Ok, direi che sono diventato un corpo celeste abbastanza grande. Ok, a posto? Alle, credo che ci manchino ancora un po' di livelli. Fatemi vedere perché non ho bene a mente il numero. 4 su 5. Chi è l'ultimo con una bandierina? Ah, ok, era direttamente lì. Scusi, porti pazienza, non l'avevo vista. Ah, gioco, me le stai facendo girare anche a me. Ma lasciamo stare che è meglio. Ok, vediamo di spararci. No, mi... dove va? Non era lì che doveva andare, ma mi va bene. Comunque, aspetta. Ok, buono. Sì, quando dovrò fare il par ne vedremo delle belle. E... oh, zio Billy, come faccio ad arrivare dall'altra parte calcolando così? Oh no, è successo di nuovo. Oh no 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 no. È una reazione catena. E a quanto pare anche l'universo è Pac-Man. Chi l'avrebbe mai detto? Ok, aspetta, 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 aspetta. No, dall'altra parte. È che non mi fai andare verso l'alto? Era questo l'obiettivo? No no no, non mi faccio domande. Gioco dice che va bene e io lo accetto molto passivamente. Par in... par in due come? Ok, dobbiamo evitare le lune sicuramente. Ok, vai. Non era quello che volevo fare, ma in verità è molto buono, perché così arriviamo direttamente dall'altra parte. Ogni tanto il culo del telone lo aiuta. Pari in due? Come? Vabbè, ragazzi, dite che... no, speravo che il mondo di Pac-Man mi avrebbe aiutato. Oh mio Dio. Forse se la lascio stare prima o poi vola dall'altra parte. Ok, non è male, si è spostato in automatico verso destra. E provo a spararmi adesso. Non è bastato. Niente, non è bastato, mi dispiace. Letteralmente ho solo un'altra mossa, perché la prima è la mossa di lancio di partenza. Quindi devo per botta di culo arrivare dall'altra parte. Sì, però è un po' che sono al centro gioco. Oh no, oh no, no, no. Prima o poi sarebbe accaduto anche questo, in effetti. Ho raggiunto la velocità terminale nello spazio. Wow! Ok, improvvisamente mi si è interrotta la velocità terminale. Bene. Oh, non è male, oh, non è male, aspetta. Vai! Sì! Dopo 26 minuti che si muoveva a casaccio, il telone ce la faceva. Ok, coroncina super mega intergalattica abbiamo ottenuto. Allora, vediamo un po' di trovare la via di uscita. E quando mai nella vita anche nello spazio riesce a fare uno schifo veramente incredibile, telone. Cosa abbiamo di bello? Un pianeta? L'astronave aliena. Giustamente. Ma avrebbe fatto comodo mentre giocavo? Ottimo, 100% anche nella zona 8. Vabbè, ma quindi le zone vanno a ritroso. Oh mio Dio, abbiamo appena completato due delle nove zone. Era un leggero riferimento a Rick e Morty, una mia impressione. Oh no, adesso ci attende la boss battle. Porca la miseria. Posto? Yay, avanziamo verso la prossima zona. Prima devo sconfiggere il computer robot. Ciao pallina, giochiamo. Il primo di solito è normale. Perfetto. Oh, pensavi di fregarmi e invece no. Devo evitare sti cosi? No, non è un problema. Forse così. Lonino che mira di merda quando mani la vita un po' più in alto. Ok, perfetto. Questo... vediamo un po', io provo, ma... pezzente maledetto si sposta verso il lato, quindi sbadonchiate. Ottimo. Poi posso passarci in mezzo. Questo... oddio, i campi gravitazionali? No. Oh, che culo. Oh, che culo. Stop. Rimani, non andare. L'ultima volta potevo tagliare dritto. Anche stavolta ho potuto farlo. Ciao, computer. Addio, computer. Morici male, bastardo. Insegno io a bloccarmi di accesso. No. Mi palpeggiate se mi avvicino. No, 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 fatevi cavolacci vostri, che stracocchio. Allora, vediamo un po' quali livelli mi attendono stavolta. Sembra tutto relativo a me. Prendi per il culo? No, vieni qua. No, ho detto, vieni qua, piccola bandiera bastarda e anche un po' comunista. Ok, vediamo un po' stavolta. Colpisci la bandiera. Con cosa? Con la macchinetta del caffè? Ma mi prendi per il culo? Quindi devo intercettarla in volo così. Ah, io ho il potere del Nescafè in corpo. Cosa succederà stavolta? Cosa succede? No. Ah, ora sono solo la teiera. Aspetta. Aspetta, hai rotto le palle. E intercettala. Ok, non ho dovuto fare niente. Non ho dovuto fare praticamente nulla, a parte traumatizzarmi male. Ed un'ulteriore coroncina. Perfetto. Aprimi la porta. Ma perché c'è un uccello qua? Scusate, domando per un amico. Ciao, sono Birdie. Perché sei qui? Fatti cavolacci tuoi, Birdie. E rimani impagliato.
Allora, andiamo al baretto. Andiamo al baretto. Vediamo un po' cosa c'è di bello. Ma è un baretto? Non lo so nemmeno. Ah no, sono scarpe, imbecille. So perché mi erano sembrate bottiglie. Il bowling. Dite che le... Sì, le bandiere sono di qua. Chi è che non ha una bandiera? Oh no. Mi sto improvvisamente ricordando cose, ragazzi. Questa la dovrò rifare 80 volte. Perché è da porco supremo calcolare. No, ragazzi, allora, ve lo dico subito. Qui le coroncine e il resto non ci proverò nemmeno a prenderle, perché è una roba veramente bastarda. Ok, che culo. Che culo. Cosa c'è di diverso da prima? Aspetta, ok. No! Razza di imbecille. Mi si è tipo imbriacato prima di andare a giocare a golf. Eh sì, a golf. A bowling. Ok, io mi ricordavo meno cosi nel bowling, ma lo accettiamo molto passivamente. Whee! Ah, però sono bombe queste. Vai al centro. No, vabbè. Strike al suo colpo? Perché no? Cos'è? No, ne resterà soltanto uno per davvero. No, scusa, è vero, mi sono dimenticato le regole del gioco. Ti prego, avvicinati, avvicinati. A posto! Beh, bowling così sembrerebbe anche molto interessante per dover di cronaca, eh. Questa volta, cos'è? Un asino? Una mucca. Birilli bovini. Oh mio Dio, che sta accadendo? Ok, si è messo a verbale che accettiamo passivamente ormai qualunque minchiata a sto gioco ci propini. Perché i nostri cervelli non sono ancora abbastanza marci o bacati da poter comprendere la realtà che ci circonda. Ok, vai, vai. Posta? Vi accontentate? Kawabunga anche a lei. Spero che la prossima volta non mi mettano missioni a tempo. Fai esplodere tutti i barili. Oh mio Dio, sì, ma anche quello in parte a me, mi sembra un pochettino pericoloso. Allora, questo sparamelo tatticamente al centro. Ok, non è male. Speravo che qualcosa avrebbe colpito gli altri barili, ma... Ok, vediamo di non spararcela in parte. Ok, ora resta quello dietro di me. Ottimi fuochi d'artificio. Perfetto. Il bowling è completamente deturpato e rovinato dal telone. Ok, vediamo un po' se ce la faccio di nuovo. Vai, vai e vai. Vabbè, ragazzi. Il problema è che c'è una schiena di merda. Scusa, ma non possiamo tipo fare così? Domando per un amico. No, perché il percorso così non mi sembrava la cosa più tattica della vita. Devo farla passare sopra il muro? Dai, dai, ti prego. Dai, ti... No, vabbè. Ragazzi, siete testimoni che il telone ha avuto una serie di sculate quando mai nella vita. Ok, finisci con un tiro o meno. Un tiro di porchi, aspetta. Ecco appunto, le ultime parole famose. Forse, no, forse niente, Ronino. Peraltro, gioco, cos'è sta musica? E perché c'è la triforza sul pavimento? Dai, ma che stracocchio. A parte che il tizio è orientato male rispetto al pavimento. Vai. Ok, ce l'ho fatta, perfetto. Avanti il prossimo, la coroncina. No, no, io una roba del genere non posso farla. Cioè, devo essere tra super mega sculato che innanzitutto la palla vada... vado dritta, no, non ce la farò, gente. Vai. Oh, questo è bello. Questo è bello. Siete dei pezzenti per una buona volta che ero riuscito a spararla sul pavimento. Non è una cosa da poco. Vai. Smettetela. Fatevi cavolacci vostri. Mi sono rotti i maroni. La mia vita è una menzogna. La mia tattica è molto semplice. Io cerco innanzitutto di farla scorrere sul pavimento. Poi se piglio la rana. Ecco, appena le ultime parole famose. Volevo dire benvenga. T'ho 141 tentativi che grazie all'editing voi non vedrete. Perfetto. Oh mio Dio, il pranzo ha detto ciao, voglio fare capolino. Cosa? Cosa? No, scusa, cosa? Ah, ok, ho capito adesso cosa vuoi fare. Ok, molto più complicato del previsto. Non mi aspettavo bowling con i cappelli da cowboy quando mani la vita. Sì, ma anche tu la mia relativa, Lonino. E che stracucchio. Ah, posto. Oh mio Dio, che succede? Sono un tappeto, aspetta. Stavo cercando di capire se fossi la mela o cosa. Sì, sono diventato un tappeto, ragazzi. Non giudicatemi e non pulitevi i piedi sul telone. Che maleducazione. Ok, piano. Ah già, aspetta, mi sono dimenticato che in realtà stavo giocando bowling. No! Nera! Quante ne è rimaste? Una, credo fosse, fosse solamente una. Che poi, ve lo dico io, ma qua ci sarà poi il par. Che devi farlo in tre mosse o meno. E altre cagate del genere. Non è male. Aspetta, 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 sparati bene. Ok, ora voglio vedere la cagata del par. Sapevo io che c'era il par. Ed è in tre, eh. Beh, in teoria forse riusciamo a falciarlo. Non era quello che volevo fare, ma lo accetto molto passivamente. Ok, se non canno proprio l'ultima, direi che è virtualmente fatta. Trucco del cappello, sì, in realtà è un trucco col cappello. Ma vabbè, dettagli. Che vi dicevo, pari in 4. Ok, Lonino, dipende tutto dal culo. Quindi sai che tu, a prescindere, non la completerai. Ma quando mai nella vita? Ci provo, ma...
La ritengo. Ho lanciato il tappeto in lungo. Sì, è una nuova disciplina sportiva. Non mi giudicate. Ok, buono, buono. Perfetto. Perfetto, figlioli. A posto, grazie, quella coroncina la vorrei io. Sono diventato anche signore supremo del bowling. Ormai non c'è nessuno sport che riesce a resistermi. Ok, dovremmo averli completati tutti, in teoria. Ma questo cos'è? Perché sembra tipo un tubo di quelli super mega fantascientifici. Vediamo un po', ce n'è un'altra qua. Con quante palle da bowling non me lo dici? Aspetta. Mi basta che solo una faccia strike. No, no, ok. Erano tante, ma si è complicata molto in fretta. Beh, certo, e anche i barili esplosivi. Oddio, farà una sorta di reazione a catena. Ok, Lonino, ti basta che solo uno arrivi a destination e faccia strike. Oh, vabbè. Ma cosa è successo? Io non ricordo che io fossi così bravo a giocare a sto gioco mille anni fa. Hai colpito quattro palle. In che senso hai colpito quattro palle? No, aspetta, non stavo cliccando, non stavo cliccando. Stavo cercando di far così. Ah, quattro palle devono colpire la... Oh mio Dio, aspetta, ho capito adesso, aspetta. Una... vabbè. Si sono suicidate? Ok, dobbiamo essere super sculati e cercare di portarne quante più possibile a destination. Aspetta. Ok. No. No. No, ragazzi, questa non so neanche che tattica adottare. Voglio essere onesterrimo con voi. Aspetta. È impossibile. Sono tutte troppo spostate verso l'esterno. Ok, vediamo un po'. Piano, 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 piano. Non cadetemi tutte di sotto in un unico momento, magari. Che non sarebbe male. Aspetta, Lonino. Vai. Ok, non è male, non è male. Non è male, aspetta. Aspetta, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Questa l'ho sudata. Questa l'ho sudata un sacco. Prendo la coroncina e mi ritengo ma pari in quattro cose, in quattro... Ok, usiamone solo una, che è la tattica più giusta. Chiunque sopravviva alle esplosioni ha diritto a proseguire. Ok. Ah, già, aspetta, che devo fare anche strike. È vero, è vero. Oh, che culo. Oh, che culo. Grazie, la coroncina me la merito perché ho fatto veramente i miracoli. Signori, io direi che per questo traumatico episodio ci possiamo fermare qua, perché è accaduto letteralmente di tutto. Mamma mia, se sono scosso, voi non ci avete idea. Nei commenti, pertanto, fatemi sapere cosa ne pensate. Non riesco più a parlare, sono mezzo ricoglionito. Scusate, mi va via la voce perché il dentista mi ha scartavetato anche le corde vocali, praticamente. Dicevo, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace. Mo, ragazzi, vediamo che come va sul secondo episodio. Mi piacerebbe continuarlo? Assolutamente sì, perché mi sono... tanto i giochi stanno andando tutti male sul canale, che non è che ti venga troppa voglia quando il pubblico non ti guarda i video. Voglio essere onesto con voi. Finiamo sto cocchio di outro. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi rovino ancora qualche altro sport. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.